Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Ascoltatori, lascio a voi indovinare in quale valle sono. Lascio a voi, vi suggerisco alcuni appunti come provincia di Bergamo. Sì, però dovete indovinare voi la valle dove Aldo, il sottoscritto, si trova tuttora. Ma guardate che bello questo torrente. E poi il ponte tipico del paese dove sono arrivato, ad un'altezza di 900-1000 metri. Vi ho già suggerito quasi tutto, vi ho già detto, in provincia di Bergamo. Ah, col bus sono passato a Fiume Nero, un paesino denominato così perché il fiume ha il rispettivo titolo. Sono qui in questa valle, Aldo, dopo aver visto giorni indietro la Val Brembana, la Valimagna, studiato i più piccoli borghi abbandonati e con pochissime persone, neanche 100 abitanti. Oggi sono in questa valle dove è ben abitata, ma a un'altezza superiore, dove ho portato due giubbotti. Fa freddo, ma sto bene. Ho visto passare una lastra di ghiaccio che galleggiava. Peccato che non ho fatto lo zoom. Non importa, indovinate voi che valle bergamasca che sono. Vi ho già detto tutto. Sono partito da Bergamo, un bel percorso in bus. Sono arrivato in questa posizione stupenda, dove prevale anche il senso naturalistico, però prettamente qui invernale, perché la primavera qui, in questo luogo, sarà poi tardi. Ecco, ho passato il Fiume Nero, ma guardate quel ponticello di epoca passata che appartiene a questo paese dove io mi trovo. Com'è bello! E studiate anche il cielo dove io mi trovo tuttora. Scrivetemi pure i commenti. Aldo aspetta la vostra collaborazione. In quale valle bergamasca io mi trovo? Aldo! Saluto anche tutti gli amici che mi seguono della Valtorta, i nuovi iscritti del paese Ornica, del paese Valtorta, Cassiglio, che ho conosciuto in questo periodo, che già mi ricordavano dei 3 anni fa del 2019. Ecco, indovinate che valle sono. Non c'è neve, però fa freddo.